Allora, ti ho rifatto i calcoli, togliendo la soglia del 4% che ritengo che sia illegittima, perché il Parlamento europeo dal 2009 non rappresenta più i singoli stati, ma rappresenta insieme i cittadini dell'Unione europea che votano in un determinato stato. Cioè noi non abbiamo eletto i rappresentanti dell'Italia, ma abbiamo eletto i rappresentanti dei cittadini europei, di qualunque nazionalità siano delle 28 che ci sono, che hanno deciso di votare in Italia invece che nel loro stato nazionale. Quindi perciò ritengo che la soglia d'accesso, che adesso è facoltativa, nazionale e variabile, dal 2009 non sia più legittima, perché il voto del cittadino europeo, un tedesco che vota in Italia, che ha il diritto di farlo se risiede qua, se lui votasse in Germania può eleggere un partito che piglia lo 0,68%. Se arriva in Italia il suo voto o la sua candidatura in una lista che non raggiunge il 4%, non elegge nessuno. Siccome c'è il principio che tutti sono uguali davanti alla legge, il cittadino europeo non può il suo voto essere considerato in modo diverso se vota in Italia, dove c'è una soglia del 4%, o vota in Germania, dove non c'è nessuna soglia. A proposito dei 28 paesi della Unione Europea, la soglia non c'è nella metà, cioè 14 paesi non hanno nessuna soglia, e alcuni ce le hanno circoscrizionali, che è una cosa più decente, perché cosa succede? Che uno può avere più del 4% nella circoscrizione meridionale e non avere il 4% nazionale, ma non si capisce perché allora non debba eleggere nessuno e i voti che non prende servono a eleggere qualcuno che non è stato votato e nemmeno era candidato in quella regione.